Come sempre facciamo visita ai seggi elettorali dove si svolgono le elezioni amministrative, politiche e talvolta anche per il referendum, come è avvenuto questa mattina. Referendum contro o a favore le trivelle, le trivellazioni del territorio. Un lungo dibattito che si è avuto nel mondo politico, stamattina finalmente il popolo va a votare. Anzi, il popolo stamattina non va a votare perché sono le 12, un'ora già avanzata, e le percentuali per la verità ci lasciano perplessi. In alcuni seggi presi a campione solamente il 5% della popolazione è andata al voto. Un fatto grave? Una elezione non sentita, la bella giornata? I messaggi lanciati dai politici, anzi più che politici, dalle istituzioni, che cosa è successo? Si è persa l'attenzione per le decisioni, per decidere cosa deve fare il nostro Stato, la nostra nazione. E allora una riflessione viene spontanea, non è qualunquismo il mio. Sono stati spesi ben 300 milioni di euro. Oddio, se sono serviti per dare un poco di respiro a tanti ragazzi che hanno fatto gli scrutatori, benissimo, ma non credo che noi oggi come Italia ci possiamo consentire una tale spesa, anche perché fra poco avremo le amministrative, ad ottobre avremo il referendum principe, quello sulla Costituzione. Beh, in un anno spenderemo forse più di 1 miliardo di euro solo per votare, anzi solo per non votare, almeno per questa volta.